Buone notizie per il sito inquinato di Piano d'Orta nel comune di Bolognano, in provincia di Pescara. La giunta regionale, con la delibera numero 379, ha disposto l'approvazione dello schema di convenzione tra la regione Abruzzo e il comune di Bolognano per l'assegnazione del contributo di oltre 112.000 euro per la realizzazione di attività di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi presenti nel sito ex Montecatini di Piano d'Orta. Le risorse economiche in questione si rendono necessarie per gli interventi di messa in sicurezza che l'amministrazione comunale provvederà ad avviare. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa. La Giunta regionale ha confermato con lo stanziamento di circa 112.000 euro per firmare la convenzione tra la Regione e il Comune di Bolognano, la grande attenzione per quanto riguarda il comparto del sistema integrato di rifiuti, ma direi del comparto ambientale a 360 gradi. Questo contributo di 112.000 euro sarà utile al Comune di Bolognano per rimuovere rifiuti pericolosi che giacciono lì dal 2019 in maniera evidente, ma probabilmente il tutto è partito dal periodo 2012-2014. Quindi a breve si potrà riaprire al pubblico la strada di Vianelli, sita in Piano d'Orta, che è una frazione importante di Bolognano, quindi ridare vivibilità al nucleo di famiglie che abita in quella zona, ridare la possibilità alle macchine di circolare, ma più che altro ridare un segnale importante di salvaguardia della salute dei cittadini di Bolognano.